Buongiorno ragazzi, sono Giacomo e diventerò milionario in 8 anni. Episodio 21 del podcast, siamo al 5 settembre 2019, ore 8.42. Scusate, oggi mi è uscita un'introduzione stronza, non è vero, in realtà è l'episodio 146 e siamo al 4 marzo. Stavo guardando i numeri degli episodi e ho detto 146, la somma fa 11. E non so perché mi è partito lo schizzo da dire facciamo un inizio innovativo, così magari qualcuno dice che cacchio ho messo play a fare, invece era l'episodio nuovo. Che simpatia di prima mattina. Allora, oggi ho finalmente distribuito la prima copia del libro, l'ho mandata a Francesco, quello di cui vi ho narrato ieri, che mi ha mandato il link al creatore di licenze per i libri. Più che altro, ma intanto due spunti. Il primo è che Francesco mi ha mandato la mail ieri mattina, io ve ne ho parlato, ho detto mi ha mandato mail con link eccetera eccetera. Torno a metà mattina, guardo a leggere la mail e non c'è il link. Io dico cavoli, no, è il cellulare che evidentemente l'ha tolto, perché si vede che link pericoloso, lo guarderò dal computer. Guardo dal computer, non c'era il link. Cioè, la sera, ieri sera ho scritto a Francesco, ma sentendomi un po' uno stupido, perché ero convinto 100% che ci fosse il link. Cioè, proprio se qualcuno me l'avesse fatto giurare, l'avrei giurato, avrei detto, no, c'è, me l'ha mandato, e invece no, effettivamente ha confermato, stamattina mi ha risposto dicendomi, guarda, è vero, non te l'avevo mandato, ma, cioè, incredibilmente convinto di ciò, assurdo come la mente umana funzioni. Cioè, proprio se non ci fosse stato il fatto, la prova a smentirmi, sarei andato avanti con la mia, quindi assurda questa cosa. Secondo punto, ho colto l'occasione per creare la licenza stamattina e mandare a Francesco la prima versione del libro, così mi dà un'idea, più che altro per iniziare a farlo girare un po', perché sennò non ho capito se questa mia procrastinazione era dovuta al fatto che, come succede spesso quando ci si avvicina alla meta, si rallenta un po' il ritmo perché non so, forse deve fare un po' più qua o forse un po' più là, quindi ho deciso di basta, iniziamo a farlo girare. Francesco se mi ha già risposto che l'ha ricevuto, quindi attendo sue notizie, spero che non gli faccia schifo e che lo apprezzi, vai, vediamo cosa dirà, dai, insomma, aspetto trepidante. Per il resto, ieri altro articolo sul blog, se volete andare a leggerlo, e posso dichiarare ufficialmente di essere in ansia da Google AdSense, cioè sto male, ho cancellato l'app dall'iPhone, no? E ogni giorno vado su quella dove c'era l'app prima e clicco e apro l'app che c'è al posto adesso, quindi, e dico oh no, è un po' triste, però ce ne faremo una ragione, dai, manca poco alla domenica, manca solo tutto oggi, tutto giovedì, tutto venerdì, tutto sabato e domenica. Ci arriveremo e poi faremo i nostri conti. Oggi parliamo di un argomento che forse ho già trattato e che inizia a fare confusione, perché ho una valanga, cioè ormai ho quasi 150 episodi e non li ho organizzati in nessun modo scrivendo da nessuna parte di cosa tratto ogni singolo episodio, quindi non ho idea se ne ho già parlato o no. So che ogni tanto penso degli argomenti, poi inizio, magari vado a parlare di altro e mentalmente non so se non riesco a mettere un check dicendo ne ho parlato o non ne ho parlato, quindi. Ah, tra l'altro, nelle 2 settimane di vacanza che farò negli Stati Uniti, se ci lasciano partire, causa virus che sta girando, lo dico per contestualizzare nel caso qualcuno ascolti questo episodio fra qualche mese, e penso che mi riascolterò almeno in volo tutti gli episodi e cercherò lì sì di riorganizzare, scrivere giù bene o male cosa è stato detto, cosa può essere approfondito, cosa è interessante e cosa no, di modo da iniziare a dare un senso anche a questo podcast, anche se ormai è un po' tardi perché la mole di lavoro sarà impegnativa, ma anche il volo sarà bello lungo, quindi avrò tutto il tempo per farlo. Oggi parliamo del fallimento. Cosa vuol dire fallire e perché fallire può essere ok o può non essere ok? Partiamo con un esempio, come al solito, una storiella. Diciamo che una persona va da un nutrizionista perché vuole dimagrire.
ha questi 20 kg in eccesso, e il nutrizionista dice: guarda, non c'è nessun problema, devi seguire questo piano alimentare per 30 giorni. Lo segui e alla fine vedrai i risultati, vedrai che avrai perso 10 kg. Va bene. Il tipo cosa fa? Va a casa, inizia giorno 1, giorno 2, giorno 3, e dopo giorno 5 inizia a dire: però non lo so, questo piano non mi convince, aspetta che cerco in internet. Beh, cosa qua, la cagata è fatta. Boh, cerco in internet oppure chiedo a mio cugino, chiedo a mia suocera. E inizia a dire: però sì, no, è che adesso ho perso solo un chilo, mi sono pesato, ho sbagliato. E sai cosa, faccio così, faccio che invece di 30 giorni lo faccio durare 15, così sono sicuro che a 15 ci arrivo, e poi gli altri 15 li faccio un po' raffazzonati e poi vado al controllo con il nutrizionista, vediamo cosa mi dice, da là vediamo di ripartire. E già qua c'è un errore di fondo, perché se il tuo piano è a 30 giorni e decidi di portarli a 15, è già ovvio che non arrivi neanche a 15, perché cioè mentalmente stai dicendo: vabbè, non voglio rispettare i piani. Quindi mentalmente ti dici: o rimani a 30, o se lo porti a 15, sai già che poi potrei dire: vabbè, 15, il quindicesimo non serve a un cazzo oggettivamente, lo faccio 14. Poi fai questo ragionamento finché al giorno 7 dici: vabbè, da me è andato, tutto è andato, dai, ripartirò. E l'errore è sia appunto di scendere a compromessi con dei paletti fissi, ovvero 30 giorni sono 30 giorni, non sono 29, non sono 27, ma non sono neanche 31, sono 30. E appunto, cambiando questa data, sappiamo che già ormai la nostra convinzione è andata a remengo. Un'altra cosa è quella di dire: mi sono dimenticato cosa volevo dire, perché ho fatto un flash mentale, mi sono dimenticato cosa volevo dire, perfetto. Quindi metto un attimo in pausa e recupero le idee. Ah sì sì, volevo dire che un'altra cosa è quella di assurdamente nel dire: vabbè, sono arrivato al giorno 7, ho abbandonato e basta. Cioè non è che dal giorno 8 riparto dal giorno 1, no, dico: ho abbandonato, basta, morta lì. Come se avessi solo un tentativo nella vita per fare questa cosa e ho fallito quello, basta. E questo è come si affrontano qualcuno affronta le diete, o come qualcuno affronta alcuni impegni. Ma la cosa più brutta non è questa, la cosa più brutta è quando si torna a controllo dal nutrizionista e il nutrizionista ci dice: allora com'è andata? Qua ho fatto questo, poi alla fine ho deciso di provare a fare 15 giorni. E anche il nutrizionista dovrebbe, cosa che non fa, perché non fa, ma dovrebbe dire: ok, allora lei ha fallito. E sentirsi dire questa cosa è veramente terribile. Cioè, pensare a una persona che va a un controllo, secondo lei si è impegnata, non c'è riuscita, ma non per colpa sua, per colpa di un sacco di contingenze, e ok, allora hai fallito. No, non ho fallito, è che ho fatto questo invece che quell'altro, e però i risultati non arrivavano, e però poi questo e poi quello. Sì, ok, ma quindi è stato un fallimento questo piano seguito in questo modo o no? No, perché in realtà poi potrei riprovare, magari un'altra volta sono più motivato, eccetera eccetera. E questa è la cosa peggiore, il fatto di non dichiarare dei fallimenti nella propria vita. Cioè il fallimento è la cosa fondamentale su cui si basa qualsiasi sviluppo: provo, fallisco, rifaccio chiaramente in maniera diversa. Se io non ammetto di avere fallito in qualsiasi aspetto della mia vita, quando non raggiungo il risultato ho fallito, cioè poco da fare, quel risultato me l'ha rimposto e basta. Non è che ci sono delle altre cose da valutare, sì o no. Cioè, se tu ti dai un risultato, piano alimentare 30 giorni, piano alimentare lo fai durare 7 giorni, è un fallimento. Ma fallimento non vuol dire che sei uno stronzo, vuol dire che quella cosa non è data a te, fatta in quel modo, basta. Cioè è una parola che sembra brutta, perché nell'accezione comune uno dice: sei un fallito, sei uno stronzo. No, è un fallimento, perché non ce l'hai fatta, basta. Ma non è che sia colpa tua, magari fatto in un altro modo, spiegato in un altro modo avrebbe funzionato.
basta, la cosa importante è non dire vai, ci riprovo, stavolta 30 giorni sono miei. No, non fa per te, basta, hai già fallito, perché devi rifarlo? È matematico che tu lo rifarai, rifallirai nuovamente, ma è per questo che hai fallito la prima volta, è per questo che è fondamentale ammettere di aver fallito. Riprendi in un altro modo, magari l'obiettivo che ti dai sarà cambiare un po' con 20 giorni, ma arrivare a 20 giorni. E quando arrivi, dire ok, vai, ce l'ho fatta, che figata, di modo da arrivare prima o poi a riuscire a completare un percorso. Quando lo completi, l'autostima cresce, tu sai che puoi raggiungere i piani che ti poni in testa, gli obiettivi che ti poni. Mentre se continui a fallire e non ammettere di aver fallito, è un bel problema, perché tu continuerai a provare e a non dichiararti di fallire, quindi continuerai a inventarti delle scuse, a giocare con te stesso, a ignorare la verità. Invece quando ti... ma perché non vuol dire appunto essere stupidi, vuol dire ho fallito, basta, amen, ci ho provato, è andata male. Quando ho chiuso il sito dei Lego, non è che ho detto ma qua la gente non capisce, no, ho detto beh, ci ho provato, pensavo fosse una buona idea, era una cagata, forse poteva andare bene, ma non per come volevo gestirlo io, quindi basta, è stato un fallimento, ma non ho problemi di dirlo, ho fallito. Adesso, prima di iniziare un'altra attività, un altro sito eccetera eccetera, ci penso due volte, ma con la consapevolezza che ho sbagliato la prima, la seconda cerco di trarre tutti gli insegnamenti dal primo fallimento, basta. Non è che dico no, lo rifaccio uguale, però cambio il colore del logo. No, sarei stupido due volte, perché il problema non era il colore del logo, il problema era tutto il resto. Quindi basta, ho capito questo, ho capito tutto. Bueno, ragazzi, questo è l'insegnamento del giorno. Insegnamento, una cosa che mi è venuta in mente, di cui appunto non so neanche se vi ho parlato, ma probabilmente non in questi termini. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, se anche per voi il fallimento è positivo, oppure se non ammettete a voi stessi il fallimento. C'è stato ovviamente un periodo della mia vita da giovane in cui io non fallivo mai, erano gli altri che erano bastardi, non capivano eccetera eccetera, e continuavo ad andare avanti a testa bassa. Invece così quantomeno ci si prende le proprie responsabilità, cioè dico io fallisco, quindi io posso riuscire. Non è che ho fallito, cioè non sono riuscito perché tu mi hai detto che questo è, allora io ho fatto così, allora non sono riuscito a seguire il piano. No, io ho fatto questo, io ho avuto questo risultato, facendo in questo modo mi responsabilizzo, ma ho tutto il potere per dire ok, ce la posso fare, perché tutto dipende da me. Quindi questo fatto ci deve dare molto più potere che togliercelo. Mentre se dovessimo dare la colpa sempre agli altri, è ovvio che gli altri cambiano sempre. Quando uno ci dice va bene, l'altro ci dice va male, quindi troviamo sempre un colpevole a cui dare la colpa. Mentre se siamo noi, il colpevole è sempre quello, quindi o cambia, non possiamo cambiare il colpevole, quindi o cambiamo noi o il risultato sarà sempre quello. Bene ragazzi, detto questo, oggi è mercoledì, non so se l'ho neanche detto all'inizio, mercoledì 4 febbraio, marzo, e io sono Giacomo. Votate il podcast se vi ispira, se vi piace, altrimenti attendete il libro che uscirà a brevissimo, e buona giornata, ci sentiamo domani mattina, ciao ciao!